Non ho altri. Ah, Kronbichler. Prego. No, c'era un po' di movimento, anzi, chiedo ai colleghi se possono. L'avevo fatto, sì, Dietro l'onorevole grazie, grazie. Kronbichler, per favore. Ecco, siamo Mi su questo perdoni, falso. onorevole Kronbichler, mi perdoni un istante. Onorevole Cariello, per favore. Ecco questa falsa riga. Abbiamo fatto già lì chiudendo parecchio cioè il fortino Italia e dell'Europa, diciamo, nei confronti del miele, dell'olio, cioè dell'olio prima, del miele un po' già meno, però adesso che sulla stessa falsa riga andiamo a chiudere i confini nei confronti dei minori, cioè dei bambini, qui ci si va di troppo, diciamo così, non seguiamo questa linea e votiamo convintamente contro. Grazie. La ringrazio, non ho altri interventi, lo pongo in votazione, contrario a Commissione e Governo, favorevole ai relatori di minoranza, votazione aperta. Stella Bianchi non riesce. Altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo 10.3. Contrario Commissione del Governo. Prego, onorevole Pini. Proviamo per la terza volta a spiegare che non è una questione di razzismo o di cattive intenzioni da parte di questi barbari della Lega che quando sono chiamati a trattare temi dell'immigrazione scatenano i più bassi pregiudizi, vedo. Così come prima noi cercavamo di introdurre un principio di buonsenso per evitare che ci fosse una separazione fra un minore che con età inferiore ai 14 anni e i genitori o comunque persone affidatarie, alla stessa maniera qui cerchiamo, introducendo un limite temporale definito, che c'è già nella norma, ma non viene definito in termini perentori, qual è il periodo di assenza